Allstate wants to remind fans that mayhem is everywhere. Like when your fantasy league meets up at your house. Everything's great until the hot plate gets too hot for the tablecloth. Now your kitchen's up in smoke. And if you don't have the right home insurance coverage, the cost to fix this is anything but a fantasy. So switch to Allstate, save money, and get protected from mayhem like this. Not available in every state, based on coverage selected, subject to terms, conditions, and availability, savings vary. Realtors have vacant homes. At pest properties, ours come occupied and ready to infest. Looking to relocate your larvae? Try the Petri Residence. This rustic home features thousands of crevices to squirm in through, vaulted ceilings for our wall crawlers, and an outdoor bird bath teeming with mosquito eggs. So kick up your six hairy legs and sign today. Before pests move in, Terminix it. With over 95 years of experience, will help keep your home off the pest market. Visit Terminix.com today of listening to the same old playlists or podcasts over and over maybe it's time to mix things up try something new hit explore before you've even put your buds in grab a bowl of pebble cereal and put some fun in the mix you'll be listening to the good stuff soon enough fruity and cocoa pebble cereal less blah more yabba-dabba-doo head to your nearest grocery store to buy pebble cereal now yabba-dabba-doo and the flintstones and all related characters and elements copyright and trademark hanna-barbera Qualche settimana fa eh, non avrei visto di buon occhio eh, Carol G in questa collaborazione, in questo remix, in questa nuova versione spagnola di un brano storico, Vivo per Lei, eh, il maestro Boccelli, insomma, un gigante eh, della musica italiana e internazionale. Eh, una canzone storica, straordinaria, conosciuta in tutto il mondo, eh, una dedica alla musica che. In qualche modo però si porta dietro sé un lei che è generico che è il sentimento per eccellenza, che è la passione, che è la motivazione stessa della vita e la vita stessa. Cioè sono brani immortali, eh, intramontabili, incollocabili e sempre verdi. Per questo motivo ancora oggi si fanno questi remix. E non avrei detto perché Cherulgy? Che c'hai? Non, non è una delle tante stupiderelle che fanno il reggaeton. No, devo essere sincero. Eh, ultimamente mi, mi capita di ascoltare. Diciamo il suo brano più famoso, no? ma nel timbro di questa ragazza, nelle, nel, nel modo in cui approccia, io, io sento tan, tanta empatia, eh, sento una grande profondità. Ecco che non si può spiegare a parole, quindi non è che sarò qui a, a filosofeggiare attorno alla cosa, io credo che dietro quest'artista ci sia eh, proprio una grande profondità che l'ha portata a emergere e una grande capacità di scovare eh, delle linee melodiche veramente interessanti che, che mi ricordano in qualche modo anche ehm, il... Le, le melodie all'italiana insomma, perché molto spesso eh, le canzoni comunque in spagnolo eh, no, non arrivano proprio in Italia perché eh, hanno de, delle melodie belle, fighe, che però non, non cozzano un pochino col gusto nostro, mentre invece ci sono quei artisti sempre di quella linea che noi poi andiamo a riascoltare nelle serate latine sono sempre quelle le canzoni fondamentalmente che passano e, che, perché sono quelle che sono riuscite ad arrivare in Italia prendiamo un esempio che neanche c'entra col discorso che ho fatto ma prendiamo Obsession per esempio ha delle linee melodiche che, che piacciono, prendiamo invece artisti magari più complessi come Ozuna anche no, che è un king eh, lui su 10 canzoni magari un paio sono più facilmente ammortizzabili, altre sono mh, difficili da collocare in Italia. Eh, mentre invece un dei di Yankee già... È, è, è più masticabile, ecco. E Carol G, secondo me, eh, ce l'ha questo fatto della melodia, perlomeno talvolta. E, e ha una grande profondità emotiva che emerge nella voce, nell'interpretazione. Questo è innegabile. Quindi per questo forse è stata scelta. Oltre al fatto che insomma ha un pubblico talmente. Vario che eh, apre veramente eh, questa canzone storica a un nuovo, a un nuovo circolo di mercato insomma, che, che a boccelli eh, come prodotto non fa mai male perché comunque eh, sì, 7 milioni di ascoltatori sì, famoso in tutto il mondo però magari non, non, eh, non è facile far arrivare ai giovani invece così magari è una strada... Che magari il giovane comunque sente la profondità del brano, sente questa roba qui e fa un passo indietro. Perché oggi è difficile, no? Prima era, era più fattibile, era, eravamo più educati alla buona musica. Oggi no. Però intanto uno ci prova così. My dad works in B2B Marketing. He came by my school for career day and said he was a big ro ass man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. my friends still laugh at me to this day not everyone gets b2b but with linkedin you'll be able to reach people who do get $100 credit on your next ad campaign go to linkedin.com slash results to claim your credit that's linkedin.com slash results terms and conditions apply linkedin the place to be to be